siamo qui con Angela Rosauro, una scrittrice, una donna molto poliedrica, tra l'altro insomma una grande dirigente scolastica che fa il suo lavoro con passione e cerca di far crescere dal cemento i fiori, e questo glielo riconosco perché l'ho vista sul campo, quindi lo riconosco fortemente. E qui ci presenta questo bellissimo libro, Catamarì, Catamarì, le grave, perché sono calabrese, quindi non pronunciare bene questa cosa, è grave. È un termine antico, non è un termine dal greco, catemeri, un po' alla volta, giorno per giorno, è il nostro pian piano. Però non significa soltanto lentamente, significa una lenta costruzione, cioè è un termine positivo, cioè è costruzione, è fatica di costruzione, ma costruzione. Io ho letto un po' il tuo libro, no? E la storia è veramente bella, no? Tu sai che io ho un'influenza di genere, quindi questo libro è proprio nel mio cuore, no? Purtroppo è cerchiamo di lavorare per continuiamo a bisogno di lavorare a credere che comunque è una realtà che sappiamo, nessuno ci dice, e questo libro che viene da lontano, che è una storia antica, ci dice che siamo ancora lontani, molto lontani in realtà, di soluzione. Divulgando, cioè che pure questo fenomeno di femminicidio, ma io direi che allargando il discorso, violenza a tutto tondo, dal omicidio allo stalking, allo stupro, eccetera, sta aumentando. Quindi ancora una volta dobbiamo impegnarci, dobbiamo fare di più, dobbiamo lavorare sulla consapevolezza e anche la narrativa, anche un romanzo, forse la forma più empatica, no? Che entra empaticamente nel cuore del lettore, anche un libro può aiutare in questo processo. Assolutamente sì, anche perché il processo che ho sentito, no? Il processo di rivoluzione che ho sentito in questo libro è veramente... No? Quest'uomo, questa donna, come attraverso, voglio ricordare tutto perché sicuramente no, in altre circostanze è stato definito un romanzo di formazione, sì, se a me le definizioni in genere non è che mi piacciono molto perché sono sempre un po' strette, però se vogliamo è un romanzo di formazione, perché la storia racconta l'evoluzione, la trasformazione di questa giovane donna in una donna forte, consapevole, capace di abbracciare la sua personale battaglia, la sua personale guerra a tutto ciò che è violenza, sfruttamento e orrore nei confronti delle donne, comunque delle fasce più deboli. Quindi è una evoluzione e trasformazione, perciò Catamarì, no? Un po' alla volta, da una iniziale. Il personaggio non nasce da superficialità, io credo che appartenga un po' a tutti noi in una fase iniziale della vita, quando ancora non ben sappiamo noi chi siamo, cosa vogliamo, non abbiamo ancora la forza e la capacità di guardarci dentro e scoprire veramente quello che è il nostro pozzo, perché sotto dietro di questo romanzo è nel fondo del pozzo intendo dire tutto ciò che sta nel nostro profondo e che è difficile tirar fuori a volte, ma è necessario, perché proprio lì, anche attraversando il dolore, perché molto spesso lo è, però lì troveremo la nostra forza, cioè la capacità di guardarci dentro profondamente e scoprire che
sta tutto lì, sta solo nel riconoscere e tirar fuori la forza, perché ciascuno di noi ce l'ha la forza per riemergere dal dolore, combattere la sua propria battaglia e prendersi la vita, la propria vita sulle spalle. Assolutamente sì, tu hai sei dirigente in questo e una non si può. E noi diciamo sempre che bisogna incominciare ad avere l'età, e se arriviamo alle scuole superiori o alle scuole medie c'è già una struttura, c'è un ragazzo formato, la ragazza è formata, è difficile combattere lo stereotipo in una donna che comunque ha già creato la sua struttura mentale, fisica. Rosa, il discorso che adesso stai tu affrontando, che stai così proponendo, è un discorso enorme, perché ovviamente ti rivolgi a quello che dovrebbe essere il fondamento, cioè la formazione iniziale, proprio perché questo è un problema di tipo culturale. Sicuramente i deterrenti, le condanne, le pene, il braccialetto sono strumenti indispensabili. Nessuno vuole mettere in dubbio la validità e l'efficacia, ma la violenza e tutto quello che gira intorno alla violenza sulle donne, quindi violenza non solo fisica, io a questo arrivo, quella psicologica, quella, perfetto, quella perché è silente, quella è subdola, passa attraverso il quotidiano. Quello è infatti, è un problema di tipo culturale, inevitabilmente culturale significa formazione delle nuove generazioni. Hai ragione bene tu quando parli di formazione delle giovanissime generazioni, cioè parliamo sin da piccoli, proprio dalle piccole cose, dai modelli culturali di comportamento in famiglia e in società, è ovviamente la scuola che è il luogo deputato alla formazione, che deve essere oggetto di continua riflessione, esercizio della vera pari, non solo pari opportunità, pari dignità, perché è una questione di dignità, dare dignità alla persona indipendentemente dal sesso, non è semplice. Vorrei leggere il mio pezzo, lo leggo proprio in linea. Vai. Gli scrittori trattano le loro creature, no. Però io lo faccio, magari a dei figli, però ci tengo. Il tempo del racconto, ma il percorso che si taglia è difficile e doloroso. Adriana una sera lo ne confessa una terribile realtà. Gianni, il suo fidanzato, accanito giocatore, l'ha costretta a prostituirsi. Rosa Maria è completamente assorbita nell'imminente inaugurazione dell'azienda paterna e pur scioccata dalla rivelazione non riesce a comprendere la gravità del momento. Quando Arianna tragicamente si toglie la vita, lei non riesce, allora la dignità non è mai fatta. Parlato di dignità. Immaginiamo questa donna, allora, che per amore, oppure per costruzione, fa questa scelta. Questo pezzo, questo è un romanzo che ha dentro due storie vere, due storie che non si appartengono, che poi insomma nella mia così, nello spirito letterario, nello scrittore, la fantasia, ha messo insieme, perché poi mi sembravano due aspetti del mondo femminile che potevano nell'insieme dare un messaggio. La storia di Adriana, cioè di una giovane donna che è innamorata, che in nome di questo amore, che io dico amore sbagliato, arriva fino a prostituirsi pensando che tutto era dovuto a quest'uomo, pensando che era l'unico modo, la sudditanza psicologica. A un certo punto si rende conto, proprio cominciando tutto quel percorso di vergogna, di sentimento del sé fino a
evitare la morte, eccetera, c'è un momento. L'altra faccia è invece la protagonista, che pur animata da buoni sentimenti, cioè di comprensione, rimane scioccata da questa, però ancora non come molti di noi, di fronte alle cose, l'orrore che però è fuori la porta della nostra casa, e cioè alla porta della nostra anima, tu non lo riesci a recepire nella sua interezza e gravità, cioè quella ferita non ti brucia. Ed è questo un sentimento che io ho provato in un'altra circostanza, perché io faccio parte di diverse associazioni, possiamo dire, di aiuto, sostegno alle donne, e inizialmente io di fronte a storie, a situazioni, rimanevo veramente basita, erano cose inaudite, eppure ancora non avevo la capacità empatica di entrare dentro il dolore dell'altro. È difficile, non è una cosa semplice, è molto difficile quando si apre un mondo che non ti appartiene, che tu non conosci. Può scattare un altro sentimento molto facilmente, infatti lo chiamo io, la pietà, sai, riconoscere la vittima, ma l'empatia è un altro sentimento, l'empatia vuol dire condivisione profonda e quindi anche riflettere quello che poi accadrà, lo saprai da dopo successivamente. Però in una prima fase, come tanti di noi, di fronte allora a quello che vediamo in televisione, sui social, ma anche la porta accanto un po' più lontano, ci riempiamo di commiserazione, poverina, così, ma in realtà non ne partecipiamo veramente, perché è un processo molto più complicato e che viene in un secondo momento. Ci vuole anche lì consapevolezza. La consapevolezza non è mai gratuita, la consapevolezza costa fatica, è dolorosa e costa fatica, e non è da tutti. Sai, io ho fatto un convegno con Ampe in Italia, che sono scrittrici, giornaliste, anzi Ampe molto a loro, scrittrici, giornaliste e comunicatrici, tanto la maggior parte di questa faceva parte della mia attrice, donne che erano state seviziate, incarcerate, solo perché erano giornaliste. E la cosa, quando ho finito questa 4 giorni, io che non sono una psicologa, quindi non ho avevo delle ferite sulla mia pelle, che erano le stesse ferite di quelle donne che mi hanno mostrato le loro ferite, le loro silizie, quelle donne che mi raccontavano che chi prendeva gli effetti personali era una donna in carcere, cioè una donna di Roche, eccetera, eccetera, e poi la consegnava al suo cuzzino che era un uomo. Immagina anche la frustrazione di quella donna. Nei lager tedeschi, nazisti, le capo donne hanno commesso delle atrocità pazzesche, no? Quella che era tutta la fase della sperimentazione medica, è successo di tutto. Quindi voglio dire, l'empatia, quello che tu hai provato, no? È quella empatia che io pure ci ho messo un po' di tempo, ma soltanto quando cominci a vivere dagli denti, cominci a non semplicemente a guardare come in un film distante la storia che ti viene raccontata, ma quando cominci a camminarci accanto e provare ad aiutarle veramente, allora entri dentro il dolore di una persona e ti rendi conto che c'è da fare ancora tanto, ma c'è da fare tanto ancora una volta. Cultura, formazione, parlare, non stancarsi mai di dialogare e partire dai bambini piccoli, con piccoli gesti quotidiani, partendo dai piccoli stereotipi, no? che creiamo noi stessi. Io dico sempre che la seconda agenzia educativa, che siete voi, ha una responsabilità enorme e può fare tanto e può scrivere una pagina diversa. È da lì che dobbiamo partire, perché ecco, quando questa donna Adriana si sente sopraffatta dal dolore, perché incomincia a penetrare in lei un senso di colpevolezza, insomma, di. Ecco, c'è questa rinascita diretta, e quindi, come anche la precedente scrittrice, no? Dal momento di debolezza diventa un momento di forza,
ed è facile di salire, però devi toccare l'abisso. Se non tocchi l'abisso, nel fondo del esatto, devi scendere giù, lo devi attraversare l'inferno, soltanto dall'inferno risale. Adriana, come tantissime donne, a un certo punto, quando scende del baratro, eccetera, scatta in lei quello che io dico sempre spesso, no, un po' lo valoreggiare, ma quando hai a che fare con queste donne, te le rendi conto, un per tutto, prima o dopo, si sentono colpevoli, certo. Si sentono loro colpevoli, inadeguate, forse non sono stata abbastanza brava, forse non l'ho amato abbastanza, forse non mi sono saputa comportare, cioè entrano, no? Talmente arriva quel processo di autoflagellazione che viene, si scatta in un circuito perverso dell'uomo violento, narciso, le varie psicologie con la vittima, e quindi Adriana arriva a quel punto, arriva a un certo punto che si vergogna perché si sente lei che non inadeguata alla vita capace e non trova altro sbocco, altra soluzione che la morte. Adriana arriva ovviamente al gesto estremo. L'altra, la protagonista, che è l'alter ego, invece da quel profondo, da quel dolore, da quell'abisso sale e tenta, seppur in maniera, io qui ti voglio accennare di un passaggio che ho provato a descrivere nel libro, tenta il riscatto in nome di Adriana e di tutte le Adriane vittime, non di violenza, di sopraffazione. Tenta un riscatto come lo può tentare, cioè, e questa è l'altra parte, quell'altra storia, ti ho detto le due storie. Io qui ho riportato una frase di una, era la mamma, no? Una mamma che aveva perso una giovane figlia e mi parlò una volta e mi disse che lei praticamente aveva perseguitato l'uomo colpevole in tutti i modi possibili e immaginabili. Perché era napoletana questa donna, quindi non era siciliana, cioè quella narrativa che ti tengo con tutto, però questa donna disse, io non trovavo pace, io non potevo trovare pace, fino a che io non l'ho visto soffrire, volevo che soffrisse le pene dell'inferno le stesse che aveva provato mia figlia, le stesse che aveva provato lei. E in quel suo dolore io mi sentivo che era l'unico modo, no, l'unico modo di sentire più la vita dentro di me. Era un concetto talmente forte, cioè, no? Sfiorava la vendetta, è ovvio. E io mi sono chiesta, e Rosa Maria cammina un po' sul milico tra il desiderio di giustizia che ci appartiene, a tutti noi appartiene il desiderio di giustizia quando vediamo, ecco, violenza, provocazione, ingiustizia, e la fame di vendetta, che è un sentimento ovviamente negativo, lo sappiamo, razionalmente ci diciamo, no, 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 però è umano, è fortemente umano. Io ho letto quella mamma che diceva, io non lo so, ma io mi sentivo viva solamente quando lo vedevo soffrire. Ed è una cosa che mi... Ed è abbastanza rispetto a quello che aveva sofferto la mia. No, e ho provato a, senza emettere alcun giudizio, perché dico, cioè, non c'è nessun giudizio, però ho provato a riportare quella che è stata, come dire, questa esperienza molto forte. Perché ha messo in crisi anche dei miei valori, no? Valori, giustizia, eccetera, vendetta, è un sentimento che noi tutti teniamo primi per la società. E io ti ringrazio e spero che questo è il primo di una serie di incontri che facciamo insieme. Ci tengo molto perché il libro, insomma, mi piace, poi insomma c'è qualcosa in comune perché io sono calabrese, la maggior parte della mia famiglia è Messina, quindi sì, il mio cognome è un cognome tipico pratico calabrese, ma comunque una parte della mia famiglia, la famiglia Romeo, è da Messina, per cui io facevo questo reggio calabro Messina.
la Canotte era il mio, e mia mamma era messinese, messinesi come la presi sono di rimpettare, diciamo, il regno, io sono una borbonica quindi anche tu, e quindi diciamo che il regno delle due Sicilie regna dentro di noi e alimenta il desiderio della cultura e di quello che facciamo tutti i giorni. Grazie per questa opportunità, grazie. E complimenti per questa manifestazione. Grazie.